The Bears! Acciuffatelo! L'ho preso! Ma è nostro! Inseguitelo! Andiamo! Di qua! Eccolo! Ehi tu! Orco! Sì? Per ordine di Lord Farquaad, sono autorizzato a trarvi entrambi in arresto e a trasportarvi in una struttura di colonizzazione designata. Oh, davvero? Tu e quell'esercito? Posso dirti una cosa? Senti, sei stato davvero una forza! Incredibile! Sto dicendo a... me? Oh! Sì, dicevo a te! Posso dirti che sei stato davvero grande prima? Quelle guardie si credevano chissà chi, poi sei arrivato tu e BAM! Inciampavano tra loro come dei pupi in fasce. Vedi, mi ha fatto un gran piacere vederlo. Oh, fantastico, davvero! Vero? Che bello essere liberi! Allora perché non vai a celebrare la tua libertà con i tuoi amici? Ma... io non ce li ho gli amici! E non mi sogno di andare là da solo! Ehi, un momento, ho una bellissima idea! Resterò con te! Sei una ospitata macchina da guerra verde e insieme faremo sputare sotto chi ci sbarra la strada! Oh, wow! Mamma mia, che spavento! Sai, non ti offendere, ma se questa cosa non funzionasse, li stenderai lo stesso, giuro! Dammi retta, ti serve una scatola di mentine, perché è l'alito che puzza! Mi hai quasi bruciato i peli sul naso, come quella volta... E poi ho mangiato delle bacche marce. Quel giorno il mio sedere sparava gas a tutto spiano. Perché continui a seguirmi? Te lo spiego io. Perché son tutto solo e non ho nessuno accanto. I guai han preso il volo, mi sfottono soltanto. Ma ci sono gli amici. Smettila di cantare. Non mi meraviglia che tu non abbia nessun amico. Oh, caspita, solo un vero amico è così sincero. Ascolta, piccolo ciuco, guardami bene. Che cosa sono? Un pennellone? No, sono un orco. Tipo, prendete la torcia e i forconi. Questo non ti disturba? Mm-mm. No, bello. Davvero? Davvero, davvero. Oh! Amico, mi piaci! Come ti chiami? Shrek. Shrek? Sai cosa mi piace di te, Shrek? Hai quell'aria... non mi importa cosa gli altri pensano di me. Mi piace, ti rispetto, Shrek. Sei in gamba. Oh, guardala! Chi vorrebbe vivere in un posto come quello? Quello è il posto in cui vivo. Oh, ma è delizioso! Una meraviglia! Sai, sei un grande arredatore, stupefacente date le tue modeste finanze! Ma che bel masso! Un vero pezzo d'epoca! Non sei uno molto socievole, vero? Mi piace la mia intimità. Sai, anche a me, questa è un'altra cosa che abbiamo in comune. Tipo odio quando hai qualcuno tra i piedi, speri che capisca, ma non se ne va e piomba un grande silenzio imbarazzante. Posso restare con te? Cosa? Posso restare con te? Per favore! Naturalmente! Davvero? No. Ti prego, non voglio tornare lì! Non sai cos'è essere considerati un mostro! Beh, forse lo sai, ma perciò dobbiamo stare assieme! Tu devi farmi restare! Ti prego, ti prego! D'accordo, d'accordo! Ma per una notte sola. Ah, grazie! Ma dove vai? Ma no! Ah, sarà uno spasso! Faremo notte fonda, ci scambieremo storielle da uomini e quando sarà mattina cucinerò ciambelle! Dov'è che dormo? Là fuori! Oh, mi sembra giusto. Io non conosco te, tu non conosci me, perciò credo che là fuori sia meglio, ecco. Sì, vado. Buonanotte. Poi mi piace stare all'aperto. Sono un ciuchino, sono nato all'aperto. Me ne starò solo soletto fuori. Che devo fare? Solo soletto fuori, ecco.
Son tutto solo, non ho nessuno accanto. Seguiteci nei prossimi video. E se vi va, iscrivetevi al canale. Ah sì, eh? Oh? Hai proprio ragione. Guardiamoli più da vicino. In realtà io... me li lavo una volta al mese. Se li lava più frequentemente il balbone sotto casa mia.